Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, cari amici e cari amiche, web spettatori e web spettatrici. Buongiorno, benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con Salvo 5 e la miseria. Scusate, è caduto il telefono e adesso qua mi devo fermare. Avete visto in diretta un incidente di percorso, scusate un attimo che adesso mi fermo in una piazzola e sistemiamo la situazione. Un attimo, un attimo di pazienza. Dove mi fermo? Per il momento lo sto tenendo in mano, sono in una rotatoria. La ventosa ogni tanto sì, va tolta, pulita e rimessa meglio per non avere questo tipo di incidenti. Vabbè, è il bello della diretta. Stavo dicendo, siete collegati in diretta con Salvo 5.0, tuapatunfete! E viene giù la ventosa. Ecco qua la piazzola di sosta. Ci fermiamo, mettiamo le quattro frecce, mettiamo il freno a mano, puliamo la ventosa. Oh, bene, come lo mettiamo sto telefono? Madonna, si è tutto sbrindellato qui. Allora, questo lo mettiamo più o meno qui, dovrebbe andar bene. Ok, raddrizziamo un po'. Ma direi che così ci siamo? No, abbassiamo ancora. Ora sì, ci siamo. Possiamo ripartire. Allora, ripetiamo. Ciak 2. Allora, stavo dicendo che siete collegati in diretta con Salvo 5.0 Channel. Chi vi parla è Salvo Mandarà. In questo momento mi trovo all'uscita di Vigevano verso Abbiategrasso e poi verso Milano, destinazione finale Cornaredo per l'ultima giornata di lavoro di questa settimana. Oh, a proposito, vi volevo dire una cosa. Ieri sera mi sono divertito a fare un po' di conti, perché quando stimavo i mi scappa la diretta, no? Quanti ne ho fatti in questi mesi, da novembre 2012 a marzo 2014. Quanti mesi sono, a proposito? Sono 12. Fino a novembre 2013 sono 12, poi dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 4, più 16. Ecco, in questi 16 mesi di attività, quante mi scappa la diretta ho fatto? Bene, chi vuole indovinare? Le ho contati. In totale, facendo la somma fra i mi scappa la diretta e i mi scappa la diretta by night, al 28 febbraio, quindi non ho contato quelli di marzo, perché quelli di marzo li conterò alla fine di marzo, quindi al 28 di febbraio erano 422 edizioni di Mi Scappa la Diretta. Ovviamente quelle multiple, quando magari in un giorno ne ho fatte due o tre, quelle le ho contate solo per uno, Cioè, ho contato le trasmissioni, non il fatto che magari qualche volta o perché cadeva la linea o perché all'inizio, quando superavo i 15 minuti, chiudevo e rientravo. Quelli li contano uno, anche se erano due o tre video. Quindi ogni andata in diretta conta una. Se c'è un mi scappa la diretta by night o serale, che a volte è capitato per qualche edizione straordinaria, no, quello conta due o tre, quello che sono. Quindi in totale 422 aggiornamento dal 7 novembre 2012, che è stato il primo mi scappa la diretta, all'ultimo, quello del 28 febbraio 2014. Sono fuori conteggio quelle che ho fatto nel mese di marzo, perché poi aggiornerò il numero ogni mese. Quindi questa è una, per chi è amante delle statistiche eccetera, magari è un'informazione carina. Qualcuno di voi dice: ma a me che cavolo me ne frega? Giustamente, potrete dire. Va bene, quindi 422, veramente un bel numero. Io pensavo meno, io pensavo sui 350, così, invece 422, un numero veramente elevato. E considerate che c'è stato, a gennaio ne ho fatte poche, perché sapete, sono stato due settimane con la febbre, quindi ho saltato un po' di giorni. Poi anche a giugno ne ho fatte poche, perché dopo quella del 28 maggio, in cui era l'ultima edizione, paese di merda, me ne vado, eccetera eccetera, ecco, a giugno pure del 2013 ne ho fatte pochine. Quindi nonostante questo, comunque oltre 400. Vabbè, allora, oggi ho due cose importanti da dirvi. Una, comincio da questa, un'analisi politica di quello che è successo, di quello che sta succedendo. Intanto ieri il tour non ci fermava. Oh, c'è un camper,
Ah no, ma questo non è del non ci fermate tour, è un camper normale. Scusate, pensavo fossero venuti qua ad Abbiategrasso a fare il tour. Allora, quindi stavo dicendo, ieri il tour non ci fermate tour è arrivato proprio a Firenze, nella patria di Matteino Cipsei, titolo quinto Renzi. Ecco, questo discorso del titolo quinto è una cosa che bisognerebbe ritirare fuori, tirare in campo, perché non se ne parla più. E mentre è una cosa importante, perché è una delle peggiori fregature che il signor Matteino Cipsei, titolo quinto, sta preparando per noi italiani, è una delle peggiori, cioè quella di permettere allo Stato di espropriare le utilities che si occupano di acqua, luce, gas, eccetera, eccetera, per poterle svendere e fare soldi e ovviamente lucrarci sopra, ovviamente. Quindi, ecco, teniamocelo a mente questo discorso del titolo quinto, perché sennò poi succederà che magari ci dimentichiamo e non siamo pronti, perché se c'è stata una lotta dura che ha causato 20 giorni, 30 giorni di sospensione dei parlamentari per il decreto IMU Banca Italia, quando si tratterà di discutere del titolo quinto, credo che succederanno delle cose alla Camera, se si arriverà a discutere, perché è ovvio che se la discussione sarà dopo le elezioni europee, non ci sarà questa discussione, per fortuna, perché il governo cadrà prima ancora di poter discutere del titolo quinto, perché su questo non c'è dubbio. Oggi, fra l'altro, appunto ad Agorà sono sempre furbetti nel mostrare i sondaggi, perché hanno mostrato due sondaggi. Prima uno in cui parlavano, cioè il sondaggio era cosa voterete alle prossime europee. E il Movimento 5 Stelle viene dato al 24, qualcosa, ben 2 o 3 punti sopra Forza Italia e a soli 4 punti dal PD. Il PD alle europee viene dato al 28 e il Movimento 5 Stelle al 24 e qualcosa. Vabbè, e quindi, cioè, se in un sondaggio, diciamo ufficiali, di quelli che fanno vedere in televisione, sapete che in rete ci sono quelli fatti bene, seri, con 3-4 mila persone intervistate, in cui il Movimento 5 Stelle viene dato al 30% come prima forza politica in assoluto, ma lasciamo stare, quelli sono in rete, sono farlocchi, quelli non contano, facciamo finta che contino quelli della televisione. Ecco, anche in quelli della televisione è ovvio che per non fare poi un'altra figuraccia come è stato per le politiche del 2013, piano piano devono mangiarselo un po' del trucco. Adesso voi vedrete che ogni settimana aumenterà il numero del Movimento 5 Stelle, ma questo aumento è dovuto un po' perché veramente aumenta, perché è chiaro che adesso è cominciata la campagna elettorale con i ragazzi che vanno in giro, quindi un po' di gente ancora con gli occhi chiusi aprirà gli occhi. Ma a parte questo, ci sarà anche un altro aumento dovuto al fatto che loro lo sanno che stanno ciurlando nel manico nel fornire questi numeri e quindi naturalmente cercano adesso di ridurre ogni settimana un pochino di quella fetta di voti che loro tagliano, perché vogliono arrivare a ridosso delle elezioni a dare un numero ovviamente più basso, ma comunque non tanto più basso. Cioè, che figura ci fanno? Ammettiamo che il Movimento 5 Stelle prende il 40% e loro dicono nei sondaggi che prende il 28. Che figura ci fanno? Ecco che allora piano piano, vanno a ridurre il gap tra la realtà e il numero che pubblicano. Tant'è vero che mi dovrebbe spiegare il signor giornalista Gerardo Greco perché pubblicano a distanza di 5 minuti due sondaggi diversi, uno per le europee e uno per le politiche. Ora io vi faccio una domanda, ma se a voi vi telefonasse il signore del sondaggi, il sondaggista di Agorà e vi dicesse: lei cosa vota alle europee adesso a maggio? E voi rispondete: partito X. E poi vi risponde: lei cosa vota alle politiche se si votasse, che ne so, a giugno, a luglio, ad agosto, a settembre, a ottobre? Ma voi dareste una risposta diversa? Ma veramente il signor Greco vuole farci credere che siamo così schizofrenici? Fra l'altro, alle politiche non è presente la lista Tsipras, che inevitabilmente toglierà qualche voto al Movimento 5 Stelle, ok? Mentre alle europee è presente la lista Tsipras. Nonostante questo, il Movimento 5 Stelle per le europee con la lista Tsipras
viene dato al 24% mentre alle politiche senza la lista Tsipras, quindi con un concorrente in meno, viene dato al 22. Ora capite, no? La furbata. E a parte questo, perché fanno questo? Perché loro poi hanno mandato in onda il cartello con il risultato per le politiche per molto più tempo. Hanno fatto vedere molto velocemente il sondaggio per le europee, no? Dove c'è il 24 rotti, poi per un pochino di tempo quello delle politiche, ma molto più a lungo, in modo da convincere la gente che il movimento è al 22% e non al 24. E però hanno mostrato quello degli europei. In questo modo, se qualcuno poi dice: ah, ma quanto siete, avete sbagliato, eccetera, dice: no, noi, vedi, per l'europea avevamo detto che il voto, la percentuale era più alta. Vedi? Hanno la prova che l'hanno fatto. Lasciando perdere poi che sul piano della comunicazione uno l'hanno mandato in onda per un tempo X e l'altro l'hanno mandato per un tempo Y più lungo, quello delle politiche con la percentuale più bassa. Vabbè, tutto questo grandissimo pippone sui sondaggi che io dichiaro sempre che non mi interessano, e io confermo che non mi interessano, cioè i sondaggi mi interessano solo come metro per capire quanto se la stanno facendo sotto quelli del sistema. E la cosa bella è che oggi c'era in studio, sempre lì ad Agorà, c'era Giovanni Negri, il quale praticamente si è messo a discutere con il vicepresidente del Partito Democratico, che mi pare si chiami Cioffi o qualcosa del genere, perché quello del PD diceva, perché sai, come sempre, no? La solita cosa del divide et impera, ci sono gli europeisti e gli anti-europeisti, come se il Movimento 5 Stelle fosse anti-europeista. No, sbagliato, il Movimento 5 Stelle è il più europeista dei partiti, solo che vuole un'Europa diversa. Poi c'è da discutere come la vogliamo cambiare, c'è chi critica, e io sono fra questi, il fatto del referendum, dobbiamo dire direttamente che vogliamo uscire da questo sistema monetario, lasciamo stare, però sicuramente dire che il Movimento 5 Stelle sia un partito anti-europeista tout court, ovviamente è una menzogna grave. Però comunque questo dicono i partiti. E quindi poi comunque quello del PD dice: perché fuori dall'euro sarebbe una tragedia, e gli italiani sarebbero in mutande. E giustamente Giovanni Negri gli dice: ma come? Ma che cosa stai dicendo? Ma guarda che non è così, ti sbagli. E quindi insomma hanno messo in discussione questo discorso dell'euro, eccetera. A quel punto Greco ha tagliato corto, ha fatto abbassare i microfoni perché non voleva far sentire il fatto che in studio ci fosse qualcuno che contestasse il pensiero unico dominante che uscendo dall'euro cioè sarebbe una tragedia per gli italiani, e ha mandato il servizio della simpaticissima giornalista Romani, che ha intervistato un po' di deputati, Massimo Artini, Giorgio Sorial, Ivan Della Valle, Silvia Benedetti e altri, appunto sull'europeo, sulla campagna che stanno facendo, appunto il Non ci fermate tour, e insomma bello, hanno fatto vedere anche degli interventi, devo dire un servizio equilibrato. Devo dire che ogni giorno di più questa Roberta Romani, così mi pare si chiami, questa giornalista di Agorà, mi piace, perché fa dei servizi diciamo abbastanza equilibrati. E quindi, così come critichiamo i giornalisti quando fanno dei servizi diciamo denigratori o comunque che nascondono la verità, bisogna dare atto loro quando invece fanno dei servizi che raccontano le cose come stanno, perché nessuno pretende che debbano fare gli spot elettorali, devono semplicemente raccontare i fatti. E devo dire, Roberta Romani, spero di non sbagliare il nome, se è così le chiedo scusa, comunque la giornalista con gli occhiali di Agorà, insomma, ha fatto, per quanto riguarda ieri sera la tappa di Firenze del Movimento 5 Stelle, ha fatto un servizio equilibrato. Va bene, niente, quindi che cosa altro dire? Ah vabbè, poi lasciamo stare i discorsi di Renzi con l'incontro con Barroso, Van Rompuy, eccetera, e Draghi. Guardate, lasciamo stare, veramente siamo proprio alle comiche, cioè lui va lì a dire che rispetteremo tutti i patti, ma io voglio vedere, e il fatto che lui forse già ha capito, forse già sa che non sarà lui a doversi occupare di recuperare i 50 miliardi del Fiscal Compact, 50, 60, 70, quelli che saranno. Quindi probabilmente è per questo che lui è tranquillo, perché lui dice: voi non vi fidate, guardate il DEF,
il decreto economico e finanziario, no? La ex finanziaria, e così capirete che ci sono tutte le coperture, che è tutto a posto. E lì però in Europa va a dire che tutti i patti, compreso quello del 3%, patto di stabilità, eccetera, verranno tutti rispettati. Ti voglio vedere, Matteino, Chip 6, titolo quinto Renzi, come farai a rispettarli. Certo, è ovvio, tu hai in mente proprio col titolo quinto di recuperare qualche centinaio di miliardi, quelli che ti rimarranno, perché una volta che vengono svendute al nemico, con tutte le tangenti che ci sono, con tutti i ladrocini, voglio vedere quando poi ti rimarrà in mano da mettere proprio a bilancio per, insomma, per i 40, 50, 60 miliardi del Fiscal Compact. Quindi proprio ti voglio vedere, caro Matteino, ma comunque non ti vedrò. Quindi ti vorrei vedere, ma non ti vedrò trovare i 50 miliardi per il Fiscal Compact, perché quando sarà il momento non sarai tu in quella posizione, ci sarà qualcun altro che però dirà: i 50 miliardi del Fiscal Compact qua, vattene a prendere qui, di là vattene a prendere, noi non te li diamo, non ce l'abbiamo, non te li possiamo dare, noi rifiutiamo il Fiscal Compact. Vabbè, e questo è per quanto riguarda, diciamo, la mia analisi politica tutta personale, ecco, non so quanto voi condividiate questi punti. Adesso, carissimi amici sostenitori di Salvo 5.0, preparatevi. Questa parte del video, quindi dal minuto 16 e 26, ecco, 16 e 30, me lo ricordo così poi, perché poi dovrò segnalarlo alle persone di cui parlerò adesso. Ecco, preparatevi perché adesso vi tiro in ballo, ho bisogno del vostro parere. Ovviamente pubblicherò un post dedicato sulle mie due pagine, ne ho ancora due pagine in questo momento. A proposito, datemi una mano a far mettere i mi piace sulla pagina ufficiale Salvo 5.0, Salvo Mandarà Reporter per caso, su Facebook, dove ho ancora 1300-1400 mi piace, e invece ho quasi 5000 mi piace sulla vecchia pagina che devo chiudere, quella che si chiama Salvo Mandarà Reporter 5 Stelle per caso. Ecco, io quella la vorrei chiudere come pagina, ma ovviamente vorrei aspettare che una buona parte dei quasi 5000 mi piace di quella pagina si trasferissero all'altra, quella ufficiale. Non che non fosse ufficiale, anche quella è ufficiale, me l'ha aperta la mia carissima amica, sorella, Emanuela Bellandi, che ancora ringrazio per averlo fatto all'epoca. Però quella pagina lì la voglio chiudere perché ha un nome in cui non voglio, cioè un nome che non voglio più usare, perché essendo un reporter indipendente non mi piace che la pagina abbia Salvo Mandarà Reporter 5 Stelle per caso. No, Salvo Mandarà Reporter per caso. Ecco perché ho aperto un'altra pagina. Purtroppo Facebook non consente di cambiare il nome della pagina se hai più di 200 mi piace. È giusto che ci sia questa regola, perché altrimenti io potrei aprire una pagina oggi, una pagina che dice viva il bianco, e poi l'indomani la cambio nome e la faccio diventare viva il nero, per fare un esempio. Quindi è giusto che non si possa cambiare il nome, magari con una procedura particolare, con una lettera raccomandata dove tu spieghi i motivi per cui vuoi cambiare. Sarebbe stato comodo per me poter dire: vorrei che il nome cambiasse da Salvo Mandarà Reporter 5 Stelle per caso a Salvo 5.0, Salvo Mandarà Reporter per caso. Mi sarei risparmiato la fatica di aprire un'altra pagina, eccetera eccetera. Però vabbè, pazienza. Allora, per favore, aiutatemi a fare questo trasloco. Ma non era questo il messaggio che volevo darvi, quindi siamo invece adesso a 18:42. Vabbè, diciamo 18. Allora, ecco il messaggio. Noi di questa generazione che sfruttiamo la rete, eccetera, siamo convinti dell'importanza della rete e siamo anche convinti di essere bravi a usare la rete. Ecco, io sono convinto che poi tanto bravi non siamo, in effetti. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché abbiamo tanti canali, abbiamo tante risorse sparse nel mondo della rete, tante risorse positive che cercano di collaborare nell'informare, nel sensibilizzare, nello svegliare il popolo italiano. Però tutte queste forze non hanno una vera sinergia, cioè ognuno di noi opera in modo disgiunto da tutti gli altri. E questo, secondo me, è un vero peccato. Perché vi dico questo? Bah, vi dico questo perché, per esempio, io ieri sono andato a fare la diretta streaming della conferenza che si è tenuta in una biblioteca prestigiosa del centro di Milano per la presentazione del libro di Sebastiano Caputo e Lorenzo Vitelli, che si intitola Il Potere.
Ecco, in questa conferenza, oltre a Sebastiano e Lorenzo, c'era un esponente della Lega, un parlamentare europeo della Lega, e poi c'era un moderatore che è praticamente il titolare di un'altra pagina che esiste in internet che si chiama Il Talebano, se ho capito bene, e poi c'era Diego Fusaro, filosofo, giovane e bravissimo filosofo italiano, molto noto in rete ma anche fuori dalla rete perché ha fatto vari interventi in televisione. Bene, ecco, ho capito praticamente, e poi c'ero io, come Salvo 5.0, che facevo la diretta ed ero lì. Ecco, prima cosa che ho notato, quando sono arrivato in sala, che era già quasi piena, molti mi hanno riconosciuto. E attenzione, quello di ieri non era un evento di grillini, cioè non era la classica riunione dei grillini, in cui è normale, sono abbastanza conosciuto all'interno del Movimento 5 Stelle, no, quella di ieri era una conferenza. Certo, Sebastiano e Lorenzo sicuramente si sentono vicini al Movimento 5 Stelle, tant'è vero che la prefazione del loro libro è stata scritta da Carlo Sibilia, quindi non si può dire che sia un mondo totalmente disgiunto dal Movimento 5 Stelle, quello che fa capo a Lorenzo e a Sebastiano, che oltre ad aver scritto questo libro gestiscono da 2 anni un giornale online che si chiama L'Intellettuale Dissidente. Quindi sono vicini, però sicuramente è una realtà indipendente e staccata. Bene, nonostante questo, qualcuno ieri mi ha riconosciuto. Alla fine addirittura è venuta una ragazza dicendo «Ciao Salvo, ti seguo sempre!» Era proprio alla fine della mia diretta, quindi ho detto «Vieni qua, Federica, così saluti il mio pubblico». Lei si avvicina al computer e dice «Ah, siamo in diretta sulla cosa?» Al che ho detto, ho pensato, «Meno male che mi segue sempre!» E ancora non ha capito la differenza tra la cosa e Salvo 5.0, anzi non sapeva neanche dell'esistenza di Salvo 5.0. Quindi vabbè, noi italiani abbiamo l'abitudine di esagerare sempre nelle esternazioni. Ti seguo sempre! Magari mi avrà seguito nello Tsunami Tour, probabilmente, come molti italiani, ma non è che seguivano me. Seguivano lo Tsunami Tour e vedevano questo metto tutto naso col giubbottone nero che andava appresso a Beppe Grillo. Ma non seguivano me, seguivano Grillo e lo Tsunami Tour. Vabbè, questo è per dire come si esprimono gli italiani. Quello che volevo dire, non c'è sinergia in rete. Noi pensiamo di essere bravi a sfruttare la rete, non è così. Allora, visto che comunque Lorenzo e Sebastiano, Diego e anche quell'altro ragazzo che gestisce questa pagina che si intitola Il Talebano hanno ognuno di loro un certo seguito, Salvo 5.0 ha il suo seguito. Per esempio, ricordo che quando ieri l'altro Diego Fusaro è arrivato nella mia trasmissione, prima di metterlo in diretta mi ha detto quanti sono collegati, io ho detto ma circa 300, 303, 304, ho detto ah, cioè è rimasto piacevolmente sorpreso dal numero, magari si aspettava che fossero 10, 20 o 30. Ecco, allora probabilmente abbiamo questi 3 canali attualmente disgiunti che potrebbero provare a fare un po' di sinergia, no? Senza creare nessun contratto, nessun rapporto di partnership, nessuna alleanza strategica, nulla. Semplicemente una collaborazione. Probabilmente io, per esempio, potrei pubblicizzare nel mio blog e nel mio canale L'Intellettuale Dissidente di Sebastiano Caputo e Lorenzo Vitelli. Potrei pubblicizzare Il Talebano di quell'altro ragazzo che faceva da moderatore. Scusate, purtroppo non ricordo il nome. Potrei pubblicizzare i lavori, le varie conferenze che fa Diego Fusaro. Anzi, potrei fare di più, potrei dar loro uno spazio all'interno del canale. Vi ricordate? Questa è una delle cose che ho scritto proprio nel progetto, cioè di creare degli spazi autogestiti proprio da parte di altre persone. Per esempio, che ne so, butto una cosa a caso, il lunedì, ogni lunedì alle 17, Sebastiano Caputo e Lorenzo Vitelli aggiornano gli ascoltatori di Salvo 5.0 su quello che succede sull'Intellettuale Dissidente. Il giovedì alle 14 Diego Fusaro racconta agli ascoltatori di Salvo 5.0 quali sono le novità della sua attività da filosofo, le sue conferenze, i suoi studi, un suo nuovo libro, un suo nuovo incontro, eccetera eccetera. Quel ragazzo di cui purtroppo, e chiedo scusa, non ricordo il nome, comunque che ha la pagina in rete che si chiama Il Talebano, il mercoledì alle 17 potrà avere uno spazio e dire a chi segue Salvo 5.0 le attività di questo canale, di questa sua pagina, blog, quello che è Il Talebano.
Bene, cosa pensate di tutto questo? Ovviamente chiederò in cambio a loro di sponsorizzare il progetto Salvo 5.0, il canale e le attività che avvengono. Per esempio, ci potrebbe essere all'interno dell'intellettuale del dissidente un link diretto al canale, un bannerino che dica seguite Salvo 5.0 e sappiate che il lunedì alle 17 noi due, Sebastiano e Lorenzo, siamo su Salvo 5.0 in diretta. La stessa cosa sul blog di Diego Fusaro, ci potrebbe essere un link. Seguitemi su Salvo 5.0 il mercoledì alle 14 e seguite comunque il canale Salvo 5.0. E la stessa cosa potrebbe fare il talebano. Ecco, dovremmo creare sinergia. Quest'idea mi è venuta rielaborando, dormendo stanotte, un commento che mi è piaciuto moltissimo, che qualcuno di voi ha fatto durante la diretta di ieri, appunto da questa conferenza, in cui qualcuno ha scritto: questa conferenza dovrebbe andare su Rai 1 ed essere vista da 2-3 milioni di italiani e non solo in rete e vista da 100 persone. Quindi testimoniava, diciamo, l'importanza e la bellezza delle cose che venivano dette in quel momento. In quel momento stava parlando Diego Fusaro. Bene, la rete potenzialmente potrebbe arrivare a milioni di persone. È solo colpa nostra se non ci riusciamo. Quindi dobbiamo cercare di fare sinergia. D'altronde dovremmo ricordarci una cosa importante: l'informazione, la cultura sono due dei poteri più importanti che ci sono oggi. Attenzione, il potere numero uno è la moneta. Chi è il proprietario della moneta ha il potere più grande di tutti, tant'è vero che Rothschild, il criminale Rothschild, ha dichiarato tanti anni fa: datemi il potere di stampare moneta e non mi interessa chi vince le elezioni. Quindi chi detiene la moneta ha il potere più forte di tutti. Primo, l'informazione è il secondo potere. Allora, Salvo 5.0, sebbene rappresenti una piccolissima goccia in un oceano di informazione, bene, comunque detiene una piccolissima parte di questo enorme potere. Allora dovremmo cercare, creando delle sinergie, di fare potere, di incrementare il potere dell'informazione, soprattutto l'informazione libera, indipendente e senza padroni. E qual è l'arma migliore se non creare sinergie con un altro potere, che è quello della cultura? Perché la cultura è l'unico modo che abbiamo di svegliare gli animi, di aprire gli occhi ai cittadini. E allora ecco perché io chiederò a Diego Fusaro, a Sebastiano Caputo e a Lorenzo Vitelli e anche a quel ragazzo che ha la pagina Il Talebano di fare questa sorta di cooperazione per aumentare tutti quanti, perché tutti insieme avremo un risultato che sarà molto maggiore di quello che è la somma dei singoli risultati. Cosa pensate di questo? Allora, intanto leggo la chat per vedere già se qualcuno di voi ha... Oh! Ustream ha fatto una novità! Adesso la chat si vede in trasparenza con l'immagine sotto. Hanno capito che avevano fatto una cazzata e hanno fatto una... Infatti sì, ieri c'è stato un aggiornamento di Ustream ed ecco qua il risultato. Bene, ogni tanto si accorgono anche delle cose. Oh, vedi, Marco Bartolotta dice: se fanno cose interessanti, perché no? Poi Mick Aurora: sinergia va fondata su un obiettivo comune che faccia da collante. Sì, Mick Aurora, sono d'accordo, ma l'obiettivo comune è il risveglio delle coscienze. Poi non necessariamente Salvo 5.0 deve essere d'accordo al 100%, cioè tutti noi dobbiamo essere d'accordo al 100% con tutto quello che viene scritto sull'intellettuale dissidente. Magari in una delle edizioni di queste ipotetiche trasmissioni che Sebastiano Caputo e Lorenzo Vitelli possono fare su Salvo 5.0 potrebbero essere anche critiche nei confronti di Salvo 5.0 o nei confronti del Movimento 5 Stelle o di qualunque altro argomento che secondo noi invece, cioè sui quali noi invece siamo favorevoli. Cioè, l'importante è parlare in modo libero e indipendente e offrire pluralità di informazioni. Quindi, secondo me, non è importante concordare una linea politica, perché sennò allora altrimenti creiamo un'omologazione del canale. Io non voglio un canale omologato. Io sono disponibile anche a far parlare uno del PD. Non è molto utile, onestamente, perché quello del PD ha già Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7 e tutti i giornali. Però voglio dire,
Se viene qualcuno invece di quelli, ecco, diciamo che l'unico punto in comune è quello di essere contrari a questo potere, o come dice Diego Fusaro, al partito unico dominante. Ecco, quindi qualunque forza politica, di informazione, culturale, che voglia entrare dentro a tempo determinato e in modo autogestito, dentro Salvo 5.0, l'unica caratteristica è che deve essere contrario al partito unico dominante. Solo questa è la richiesta che io farei. Allora, vorrei sapere cosa ne pensate. Quindi io comunque metterò un post sulle mie due pagine Facebook e sul profilo personale, chiedendovi di commentare, ok? Perché questa decisione voglio prenderla con tutti. Vedo già che molti di voi sono d'accordo, però vorrei fare una cosa veramente democratica dal basso, quindi vorrei avere l'opinione, non dico di tutti coloro che seguono Salvo 5.0, ma di un numero rilevante di persone, prima di proporre, o perlomeno la cosa io la proporrò subito a Diego, Sebastiano e Lorenzo, ma prima di diciamo avviare questa cosa vorrò vedere, vorrò essere sicuro, insomma, che la maggioranza di coloro che risponderanno al commento, ecco, ovviamente il mio sarà un referendum senza quorum, questo è ovvio, sarà un referendum propositivo senza quorum all'interno delle mie pagine, quindi non è che io dico devono votare il 50% più uno di quelli che mi seguono, no, perché altrimenti faremmo l'errore che c'è oggi nel regolamento italiano, che si fanno solo referendum col quorum. Quindi io metto dei post, chiederò di rispondere con dei commenti, la risposta dovrebbe essere prima sì o no, e poi tutto lo spazio che volete per documentare, per spiegare perché sì o perché no, ok? Quindi nelle prossime ore metterò un post del genere dove spiegherò quest'idea più in dettaglio, e a quel punto tutti voi avrete l'opportunità di dirmi come la pensate, quindi vi pregherò di rispondere sì, due punti, perché bla 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 bla, un discorso anche lungo per spiegare perché sì, oppure no, due punti, un discorso lungo per spiegare perché no. Ecco, probabilmente vi chiederò anche di rispondere all'interno di questo post solamente proprio sì o no con le spiegazioni, e credo, ci sto pensando, credo che proprio cancellerò i commenti fuori tema, perché vorrei che fosse una sorta di sondaggio. Purtroppo Facebook, per un motivo che non ho capito, ha tolto i sondaggi dalle pagine. Ci sono ancora i sondaggi sui gruppi, ma non sulle pagine. Quindi non posso fare un sondaggio vero e proprio, sarebbe molto più facile. Vabbè, metterò un post e chiederò a tutti voi di rispondere sì, no, con la spiegazione. Se la maggioranza deciderà sì, a quel punto la proposta che nel frattempo farò a Diego, Sebastiano e Lorenzo potrà essere implementata. Secondo me è una bella cosa, e a quel punto potremo aumentare l'audience di Salvo 5.0, e oltre all'audience magari anche il numero di donatori e quindi di facenti parte in modo attivo del progetto. Nello stesso tempo potremmo aumentare anche l'audience dell'intellettuale dissidente e delle attività diciamo filosofico-politiche di Diego Fusaro. Salvo, usa Google Drive, puoi fare i sondaggi come vuoi. Grazie Amiata 5 Stelle, che a giudicare dalla foto mi sembra Marco Garulli, grazie per questo suggerimento. Sì, però quindi dovrei mettere un link a questo punto, vabbè, ci penserò. Grazie per il suggerimento. Vediamo se il tempo che ci vuole per imparare a usare Google Drive è troppo lungo, mi limiterò a un commento. Tanto l'importante è mettere un post e poi mi leggo tutti i commenti. Tanto ci potranno essere 10, 20, 50 commenti, ma anche se fossero 100 commenti si leggono in fretta. Ecco, quindi ti ringrazio, ma probabilmente per questa volta rimarrò con un post. Poi con calma, quando imparerò a usare i sondaggi di Google Drive, magari li userò. Va bene, allora aspetta, Mica Aurora dice sono d'accordo, ma non parlavo di linea politica comune. Ti spiego sul blog. Ok, va bene, mi spiegherai sul blog. Bene, buongiorno a tutti in chat, vi ho beccato in diretta, dice Carolina. Ok, poi buon di salvo, giorno a tutti, vedo pollici su. Madonna quanti commenti ragazzi, non riesco a leggerli tutti.
Ciao Salvo, per la prima volta ti sento in diretta. Oh, Luciano Corradin. Allora, benvenuto, benvenuto per la prima volta in diretta su Salvo 5.0 su Ustream. Ma mi raccomando, continua a divulgare il link su YouTube, perché poi è quello che fa i numeri maggiori. Qua sarete 40 o 50, mentre poi su YouTube viene visto 500, 600, 1000 volte, quindi quello conta di più. Però mi fa piacere per il fatto che tu dici che sei qui per la prima volta. Poi Mario Palmesi mi saluta da Vienna, ricambio i saluti. Marco Bartolotte dice: non hai niente da fare. Boh, non lo so se ce l'ha con me o con qualcun altro. Comunque va bene. Poi Francesca P4, ciao, la Karen Hughes ha detto che c'è una seconda specie di umani. Sì, lo so, Francesca, ho letto, ho anche visto un video dove ne parla. Poi hanno il cranio allungato, sono in banca e Vaticano e si comandan con... Boh, va bene. Salvo, i sondaggi li fanno su 800 persone, vedi Ballarò. Sì, lo so Antonio, lo so Antonio. E infatti per questo dico che sono farlocchi. Buongiorno Salvo, ieri sera ti ho tradito e ho seguito la diretta di Paolo Ferraro, ma non è un tradimento, hai fatto benissimo a seguire la diretta di Paolo Ferraro, sono sicuro che è stata molto interessante. Quindi hai fatto benissimo a seguirla, poi se ti interessa sentire anche Diego Fusaro, Sebastiano Caputo e Lorenzo Vitelli, ti suggerisco di andarti a guardare la registrazione, della serata di ieri. Va bene, carissimi amici, adesso vi saluto. Bartolotta Marco dice era ironico per via delle dirette, ma non c'è nessun problema anche se fosse serio. Va bene, carissimi, io vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani. Non so se farò anche un miscappa la diretta di mattina, probabilmente no, perché essendo sabato magari dormirò, ma domani sera sarò a Torino, non proprio a Torino, ovviamente, sarò a Rivarolo Canavese. Per un incontro fra cittadini eletti e cittadini per un tema molto particolare che è quello della mafia. Quindi ci saranno diversi deputati del Movimento 5 Stelle, credo anche altri ospiti, e ci sarà anche Salvo 5.0 che ovviamente, che te lo dico a fa, farà la diretta streaming. Quindi per chi vorrà, domani sera in diretta da Rivarolo Canavese per questo evento appunto sulla mafia. Ok? Quindi vi aspetto. Vi abbraccio, buona giornata e grazie del vostro affetto, della vostra attenzione. Ci vediamo presto. Ciao a tutti.